Ciao a tutti! Prodotti finiti di beauty del mese di maggio 2018. Pa-pa-pa-pa. Allora, tantissimi prodotti, anche qui mi prendo il quadernino alla mano e analizziamo il tutto. Qua non c'è tanto da dire, più prodotti, accessori o no, boh, io qua vado diretta sulla quantità. Quindi, 14 prodotti finiti nel mese di maggio 2017. Ben 22 prodotti terminati nel maggio del 2018, quindi questo video sarà più lungo rispetto a maggio 2017. Che vi posso dire? Che ho finito un totale di 34 prodotti nel mese di maggio tra i prodotti di make-up e i prodotti di beauty, contro i 22 prodotti in totale che avevo l'anno precedente. Praticamente 12 prodotti in più. Un mago, va bene. Allora, vi mostro molto velocemente 70 dischetti di cotone di questa marca che si chiama Kik, mai sentita, però li ho provati, nulla di che, per struccarsi 100% cotone. Questi li ho presi allo Champ perché avevano in vendita solo questi dischetti struccanti, non avevano quelli più grandi, avevo necessità perché li avevo terminati, io ero lì che giravo perché avevo fatto degli acquisti. Non c'era modo di avere i dischetti quelli grandi, ero in urgenza assoluta, quindi li ho dovuti prendere. Non li riprenderò perché io voglio quelli grandi. Questo prodotto l'ho finito anche l'anno scorso, nello stesso mese, però quest'anno vi propongo la boccetta quella nuova, perché l'anno scorso avevo ancora la boccetta quella verde prato scura. Questo di Sunsy, che è il Co-Creation, questo è il Ricci Definiti, io lo chiamo ancora Ricci da domare, la crema che mi definisce il mio riccio. Se non utilizzo questo, utilizzo o il gel di Alverde che troverete sicuramente in questo video, o se no la crema Adorn che ho utilizzato oggi, l'ho anche terminata, credo di aver terminato l'ultima boccettina che avevo e quindi la vedrete per il mese di giugno. Che dire, la trovo al massimo 1,99€, non ci spendo più di 1,99€ perché per esempio allo Shan l'ho trovata a 2,27€, ci sono altri negozi che la rivendono a più di 2€, io faccio ciao ciao, siete folgorati, non darò mai tutti quei soldi per una crema del genere che poi a me dura un mese neanche, perché io i capelli sciolti me li faccio il sabato e la domenica, utilizzo quella crema il sabato e la domenica e adesso tendo a utilizzarla un po' meno perché col caldo tendo a mettermi più code, a farmi più code, a farmi i capelli più raccolti e ne utilizzerò meno, ma per me in inverno è categorico avere sempre i capelli sciolti. Una maschera per capelli, andiamo un po' a random. Questa qui di Essence mi è piaciuta, è idratante, è una maschera a foglio della edizione Would You Love Me, questa qui. Non mi è dispiaciuta, lasciata per 15 minuti, sul viso mi ha idratato perfettamente la pelle, vedo che ha nell'inci rosa, ha la glicerina, sodio, malantoina, rosa centifoglia, qualcosa col pomodoro, miele, ananas, poi anche fragola. E riso, insomma un po' di questi ingredienti tutti verso la fine dell'inci, perché alla fine ho guardato, sono tutti proprio gli ultimissimi posti dell'inci, quindi una percentuale irrisoria, ma a me sinceramente è piaciuta più della maschera solo per il contorno occhi, che non so se ce l'ho da farvi vedere in questo video, se non ce l'ho vuol dire che l'ho già utilizzata e fatta vedere nei mesi precedenti. Una saponetta che vi faccio vedere ogni tanto, ma queste le utilizzo per lavare i pennelli, questa è dei Provenzali, era un regalo che mi fece una ragazza, un'amica di una mia amica, quella che si sposa, che me l'aveva fatta ancora nel 2010 forse, quando ancora non avevo il canale, io queste saponette le avevo lasciate nei cassetti per profumare i capi, poi dopo quando ho sentito che non profumavano più, ma comunque era sempre un buon sapone da utilizzare, ho deciso di sfruttarle per lavare i pennelli. Questa è una saponetta vegetale extra fina profumata da 100 grammi con un PAO di 24 mesi già passati, ma come vi dico li ho utilizzati per lavare i pennelli e non sul viso, quindi non mi hanno fatto sfoghi né niente, per lavare i pennelli non sono male. Mi è rimasta l'ultima confezione, penso sia l'argano e il sandalo, perché comunque sul marrone, e dopodiché ho finito tutte le scorte di saponette che avevo.
una gioia, un prodotto che avevo comprato però l'anno scorso. Io questi profumi di Emporio Armani li finisco in pochissimo tempo perché hanno un getto molto forte e preleva tanto il prodotto. Questi qui della linea di Gioia, Eau de Parfum, li adoro tutti quanti. Ho finito anche questo, mi è rimasto solo quello alla vaniglia nella confezione verde, ma tra l'altro ce l'ho anche in una confezione più grande perché questa era da 30 ml, comprato da Sephora, se non mi ricordo male, approfittando di qualche sconto sicuramente, ma comprato appena uscito ed era un profumo che era uscito tipo nella primavera dell'anno scorso, tipo aprile 2017. Mi è piaciuto tantissimo, non vi nego che vorrei ricomprare alcuni di questi profumi della linea di Gioia. Ho finito sia il Sun, quello giallo, avevo questo Fun, l'acqua di Gioia normale, tranquillamente, dopo la vaniglia, quella verde, che quella avevo trovato da limoni, quando ancora esisteva limone, adesso è passato a Douglas. Che dire, mi è piaciuto, ottimo profumo, secondo me non persiste tanto, ma a me piace quella vampata di profumo che sento subito, anche se poi dopo mi dicono che si sente il profumo, però io non lo sento, a parte che ho un naso che è problematico, il mio che non capta gli odori, però vabbè, doesn't matter. Una maschera, cap no capelli, maschera viso, andiamo qui e lì, come vi dicevo prima, della Jinju, questa è una maschera che si trova da OVS, al cucumber, quindi al cetriolo, che non mi piace per niente. Non si sentiva tantissimissimo l'odore, però io sinceramente non lo riprenderò perché non amo il cocomero. Però se non amo il cocomero non lo dovevo provare e comprare anche prima, però ho voluto provarlo. Cioè, io sono qua per testare i prodotti, per capire se sono efficienti oppure no. Non mi ha detto nulla di che. Sinceramente, comunque, preferisco queste maschere, queste, quelle della Sugu e quelle della NPW, rispetto a quelle di Shaka che si trovano da OVS. Questi sono marchi che sicuramente comprerò ancora se devo provare delle maschere. Uno shampoo, l'ultimo che avevo finito, che avevo trovato e che è l'ultimo che ho finito perché ne avevo due, questo della Vital Care, uno shampoo nutritivo e da 100 ml, trovato dentro a una rivista, 12 mesi di PAO della Sodico, nutre e ristruttura il capello. Confermo, non so se l'avevo detto nel mese precedente, perché questo l'ho finito anche nel mese di, o era marzo o era aprile, non me lo ricordo più. Comunque, sta di fatto che non lo riprendo perché io noto che non togliesse il crespo, mi seccava tanto i capelli e non me li districava, anche se mettevo dopo una maschera o un balsamo, me li arricciava troppo tra di loro e erano lacrime amare quando dovevo passare il pettine per pettinare i capelli. Va bene per capelli secchi e sfibrati, sinceramente io non ho un prodotto che lo riacquisterò. Forse sono abituata con prodotti naturali, sì, capelli, non è neanche vero perché quando mi faccio lo styling tanto prodotti naturali non sono, però per il lavaggio sì. No. Sono contenta di aver fatto verso fine anno 2017 l'inventario dei prodotti beauty non naturali. Mi sono accorta di avere queste cose e ho attinto dalle mie scorte. Quindi sono contenta di essere riuscita a finire dei prodotti che avevo nelle scorte che giacevano lì, inutilizzati per niente. Colluttorio, pasta del Capitano, il mio preferito, però gli hanno cambiato il pack, non era così una volta. Questo qui era quello nella colorazione verde, a me piace di più quello nella colorazione azzurra, è un colluttorio anti-placca, centella asiatica, oli essenziali, sulfetal ZN, quindi vi dà un'azione antibatterica, vi astringe, è astringe e lenitivo e ha funzione anti-alitosi, elimina il cattivo odore, mantengono l'alito pulito e fresco e profumato a lungo. In più non ha l'alcol, ha 400 ml di prodotto con 6 mesi di PAO della Dottor Ciccarelli, questo l'ho preso mia madre, perciò non so quanto costi, però se io devo prendere un colluttore, adesso ce n'è uno della Colgate in azione, però se volessi utilizzare altro prenderei quello con la colorazione azzurra. Iroha, contorno occhi patch che ho presi, devo ancora fare il video editing di quella serie, sto praticamente andando a mostrarvi dei negozi dove io sono solita andare a fare acquisti e vi mostro anche quello che ho comprato in quella giornata. Tra cui c'era anche questo, ero andata al CAD
E ho trovato questi patch della Iroha sia nella versione Platinum che nella versione Gold. Ho voluto provare prima questi. Si chiama Divine Collection, sono fogli di tessuto extra illuminanti per gli occhi e sono due patch, quindi vi fate solo un'applicazione basta. Troppo, 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 troppo imbevuti, troppo, quando c'è. O troppo o poco, per me è troppo, anche se è troppo, non è che vi dà quella idratazione strong, perché poi dopo la pelle nostra attinge quello che gli serve solo per quella percentuale che gli serve, non è che fa come una spugna che si attira tutto. Troppo spreco di prodotto, secondo me. È fatto dalla Sensalia SL di European Union, vabbè. Due patch illuminanti in tessuto foil imbevuti di siero con platino, più acido ialuronico, più vitamina C, aiuta a migliorare l'aspetto delle occhiaie, favorisce l'idratazione e dona luminosità. La tecnologia foil rafforza l'effetto del siero. Troppo, 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 troppo imbevuti. 15 minuti sono da lasciare in posa, non applicare su pelle danneggiata, evitare il contatto con gli occhi e tenere fuori dalla portata dei bambini. Io sinceramente adesso ne ho un altro della linea Gold, come vi dicevo prima, che sicuramente utilizzerò, ma non li ricomperò. Costavano sui 3 euro, quindi neanche poco. Akalia, secondo struccante occhi. Questo è stato un regalo di Eleonora, della mia amica che ha studiato coreano e quindi è molto 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 brava per quanto riguarda consigli sui prodotti skincare coreani. Mi ha preso questo perché gli avevo preso dei mascara, li ho voluti regalare. Lei mi ha voluto regalare delle cose, tra cui dei prodotti della linea Alcale. Avevo finito il bagno doccia e avevo anche questo struccante doppia azione occhi e labbra, dermatologicamente testato senza parabeni, accessori di Formaldeide. Rimuove anche il trucco waterproof. 125 ml di prodotto per un paio di 6 mesi. Non so, a me piace tantissimo questo struccante, non sarà mai al rapporto quantità-prezzo ed efficacia della botanica, però non c'è nulla da dire anche per questo prodotto. Non voglio sbilanciarmi oltre perché l'ho già promosso anche in un video passato, credo nel mese di febbraio. Quello l'avevo comprato io direttamente perché ero incuriosita, l'avevo trovato al PAM, Panorama è l'unico punto vendita dove potete trovare questo marchio. E se non avete provato nessun struccante, per esempio Cherry Kit nel 1936 che non ci si trova tanto bene, io lo amo perché mi rimuove tutto il trucco degli occhi senza nessun problema. Maschera non pervenuta, questa l'avevo comprata su Beautitude Boutique. Completamente in coreano, non capisco niente. Leggo solo che ha fiore di camelia ed è una maschera nutriente più trilagen. Basta, non vi so dire altro. Accettate il fatto che non è stata pervenuta sulla pelle, quindi non mi ha dato nessuna idratazione, compresa questa, anche questa con Jeju Cherry Blossom. È una maschera liftante con prodotti che vengono dall'isola del Jeju, che è vulcanica, quella coreana, ed è ai fiori di questo luogo. Anche questa è comprata su Beautitude Boutique. Ha tante cose carine e interessanti quel sito. Ho preso il calendario dell'avvento. Trovo che stiano migliorando molto il canale di vendita perché hanno fatto anche un nuovo sito internet. Però questa è della marca Wacos, Made in Korea. Non pervenuta. Una buonissima lima che vi consiglio, ma che io prenderò solo quando vado al Cosmoprof, forse magari mi invitano a qualche evento, magari se c'è in vendita me l'acquisto. Una di Fabi, questa qui è la 240 Perfect, utilizzata per limare le mie unghie, soprattutto nell'ultimo periodo. Adesso ne ho ripresa una di Essence, volevo spendere poco, ma riuscire a limarmi decentemente le unghie perché non voglio tagliarle con la forbicina perché si danneggia di più, mentre con il fatto che si limano le unghie si accorciano, ma non ci sono più di tanti traumi. E questo mi era stato spiegato dalle estetiste, dalle signore, dalle ragazze che applicano gli smalti e quindi utilizzano costantemente i prodotti anche per saloni, per centri estetici, altri canali. E che dire, questa qui l'avevo presa 2 anni fa al Cosmoprof solamente perché
alla fine anche lì stavo cercando di far crescere le unghie e la proprio Fabi in persona mi consigliò di utilizzare questo Mima Unghie per riuscire a far crescere al meglio le unghie. Infatti è riuscita ad averle veramente così tanto lunghe che non mi capitava da 5-6 anni. Quindi sono contenta che questi consigli siano dati proprio perfettamente, io sono qui per riportarveli, quindi questo prodotto è uno che sicuramente andrò a riprendere. Poi vi faccio vedere un prodotto che sto vedendo, che adesso sta girando anche questo sui vari social, canali, come collaborazione. Io questo l'ho ricevuto perché avevo presentato il biglietto da visita al Cosmoprof nella sezione coreana. Sono in contatto anche io con chi organizza, mi ha detto che stanno facendo questo sito Amazon per rivendere i prodotti. Costicchiano perché vedo che sono detergenti viso che costano sui 20 euro. Io ho ricevuto questa mini taglia della Wang Jisoo. Questa qui ha la lavanda ed è una mousse detergente quotidiana anche con menta peperita e vi aiuta a pulire il viso. Sono 10 ml con un pao di 12 mesi, ma ci sono diverse funzioni perché ogni ingrediente poi dopo ha la colorazione differente sulla pompetta. Io ho quella viola della lavanda. Vi dà delle caratteristiche diverse, tipo c'è chi con quegli ingredienti vi aiuta a pulire il viso anche da, che ne so, dal fatto che l'aria è sporca dall'inquinamento, quindi vi aiuta a pulire tutto l'inquinamento che avete sul viso. Chi invece aiuta la pelle grassa, chi invece ce l'ha troppo seca, quindi è dedicato per quella tipologia di pelle. Io questa sinceramente non è che. È un limbo, nel senso che non mi è piaciuta, ma neanche dispiaciuta. Non sono sempre stata costante ad utilizzarla. 20 euro per un flacone un poco più grande, sinceramente mi puzzerebbe un po' pagarli. Questo lo adoro, al verde. Ho finito già la prima boccetta di gel che presi subito dopo Pasqua. Sono riuscita a passare nel primo DM dopo il confine italiano, a Silja, dovrebbe essere, Heinfeld Silja. E questo è Styling Gel con Lotus Blüte e Violet Rice, quindi con Lotus e Violetta, perché sinceramente Blüte forse sono petali di Lotus, non so, Rice riso, sto un po' andando a logica anche con l'inglese, comunque questo mi piace, quindi 150 ml di prodotto, mi scade, I don't know, non lo so perché non me lo mettono. Nel 2019 probabilmente, è novembre 2019, l'ho già finito adesso. È un prodotto che quando io sono al DM in Austria o Germania lo vado a comprare subito. Questo qui invece è un mini formato che mi prese Eric Kitten perché io non ero riuscita a trovarlo e che dovrebbe essere uno scrub per il viso, ma poi alla fine l'ho utilizzato come gommage o bagno schiuma per tutto il corpo. È questo di Elan. Cioè, io ho veramente già tanti scrub per il viso, sia in come si dice, in dischetto e anche proprio nel tubetto. Non mi andava di aspettare ad utilizzarlo, l'ho utilizzato come bagno doccia gommage, visto che mi lavo almeno sempre adesso e poi in palestra ci sto andando di più ultimamente, quindi ho bisogno di più prodotti per lavarmi. Questo è uno, a me piace Elan che mi specifica i vari ingredienti sulla confezione, ha la bardana e salvia e olio essenziale di limone, mi era piaciuta tantissimo la profumazione, con nocciole anche di mandorle dolci e ha. Cosa posso dirvi? Non riesco a dirvi la quantità fosse. Comunque è cruelty free, è testato contro 6 materiali, è testato contro il nickel, il piombo, il cadmio, il mercurio, il cromo e anche l'antimonio. Pare Satana, antimonio. Vabbè, ok. Senza petrolati, siliconi, oli minerali, lanoline, PEG senza ETA. Microbiologicamente testato senza parabeni e fenossi e etanolo. Basta, non vi so dire altro. Peccato. Prodotto
cosmetico sottoposto a test di tollerabilità, vabbè, ok, contro il rischio di allergie. Eccolo qua, 30 ml con 12 mesi di power, proprio era qui di lato, non riuscivo a leggerlo. Step 1 per pelle mista e normale. Io vi ripeto, sul viso non ho voluto provarlo, i granulini erano troppo fini, probabilmente anche per il viso non mi avrebbe fatto chissà che, come gommage per il corpo non è stato male. E direi che mi mancano probabilmente gli ultimi due prodotti da recensire. Questo qui io non l'ho voluto provare perché è un prodotto naturale che avevo accantonato da troppo e non mi sentivo di provarlo sul viso per evitare allergie. L'ho utilizzato come lavapennelli, questo di Ecos, detergente Eco Bio per viso e mani. Ecco, per le mani l'ho utilizzato, non mi ha mai dato problemi. Con estratto di riso biologico, nasce dalla natura, certificato ICEA. Anche questo non è testato sugli animali. 350 ml con 12 mesi di PAO, non mi ricordo il prezzo, ragazze, perché l'ho preso tanto tempo fa. Penso proprio appena era uscita la linea Ecos prodotta dalla Pierpaoli. Tempo fa. Si parla secondo me anche di 3-4 anni fa. Vabbè, ok, tanto tempo fa. Testato dermatologicamente su pelli sensibili. Testato per il contenuto di nickel, cromo e cobalto. Quindi meno inferiore a 0,4 ppm, se volete sapere la grammatura quantità, utilizzato come lavamani, nulla di che, quindi non mi sbilancio di più. Non penso, però lo riprenderò per provarlo sul viso perché è troppo liquido. E infine un prodotto per i piedi, anche questo come per il dosatore spray che ho qui di Urban Decay per la sezione make-up, che non andrò a cestinare perché mi travaso il contenuto di altri liquidi spray setting, quindi spray fissanti, perché dove stanno adesso praticamente l'erogatore è rotto e non mi funziona più. Anche di questa confezione io recupererò la confezione dove dentro c'era la crema per i piedi della Bensol, un marchio che era rivenduto da Lila Poix che non vedo più rivenduto. È una crema lenitiva per piedi defaticante, rinfrescante e antiodore, non contiene paraffina, parabeni e siliconi. È fatta così, 99% degli ingredienti di origine naturale, 150 ml di prodotto fatto dalla Conner di Ancona, vegan ok, è lenitiva all'arnica, poi dopo aiuta a contrastare le gambe affaticate per diminuire la pesantezza, anche per lenire crampi ai polpacci, crema lenitiva alla calendula per lenire punture di zanzare addirittura, crema lenitiva multiuso all'aloe vera al 30% per magari eventuali scottature, potete utilizzarla anche per questa ragione, crema lenitiva artiglio del diavolo, utile per lenire dolori da infiammazione e preparare i muscoli prima di sforzi fisici e per applicare su parti del corpo che si desiderano riscaldare. Io comunque questa la utilizzavo appena finivo di farmi la doccia in palestra per lenire i piedi, quindi per dare idratazione e renderli più morbidi. E qui faccio vedere la confezione completamente pulita, presa tutta. E adesso io ci voglio travasare dentro lo scrub per i piedi che non sto riuscendo più a portare avanti di Sien della collezione Tropical Summer che presi l'anno scorso, perché secondo me la confezione dove è messo adesso, oltre a essere scomodo perché non escono i granulini, non mi esce proprio, quindi c'è, cioè, secondo me qualche problema nella confezione. E dato che non voglio tagliarla, perché poi dopo dove mi metto la confezione che è ancora già bella piena integra, se non posso utilizzare 75 milliliti di prodotto per dirmi una volta solo. Adesso che ho una confezione vuota così, travaserò tutto quanto e potrò sfruttare di più anche quel peeling scrub per i piedi, in modo tale da avere un prodotto in più da terminare e non un prodotto da portarmi sempre dentro la cartella, perché mi sto completamente stufando di averlo dietro con me ogni volta inutilmente perché non lo uso. Ma io mi sono accorta di non aver registrato altri prodotti finiti. Lo incollerò questo pezzettino di video in un momento in cui mi pare un pochino logico incollarlo, però mi sono dimenticata la bellezza di quattro prodotti da mostrarvi che ho finito
di beauty del mese di maggio. Allora, ho finito della Tropical Summer, questo Dead Sea Salt, quindi sali del Mar Morto, della collezione Tropical Summer uscita, gocciola ancora, uscito l'anno scorso. Questo è un prodotto che avevo messo da parte in camera e che mi sono decisa di tirare fuori in questo periodo per smaltirlo, perché volevo liberare spazio e utilizzarlo. Allora, è un più che un mi sono spalmata il sale sulla punta del naso, più che essere un bagno doccia è ovviamente uno scrub, è Banana Joe, c'è anche scritto Tropical Summer, la profumazione di pesca e ibisco, è uno scrub esfoliante in olio, ed è vero, perché mi lascia quella patina oleosa sulla pelle e io continuo ancora a vedermi questo granulino che non mi vuole andare via dal naso. E vi dirò che, oltre a lasciare la pelle molto oleosa, è anche un prodotto che faceva proprio scorrere l'acqua, quindi i granulini non andavano via molto facilmente, dovevo star là parecchio tempo sotto al getto d'acqua della palestra, che non è poi così tanto fiappo, non è così tanto debole, ma comunque un po' di getto c'è, ma non è che lo riprenderò volentieri. Adesso è uscita di nuovo alla Lidl questa collezione, ho preso altri pezzi ma non lo scrub. Un prodotto che mi è piaciuto di Sephora è il solvente per unghie, questo qui. Alla fine ho preso un prodotto di Rimmel perché su Instagram vi avevo chiesto un consiglio su quale solvente unghie. Non ero alla Lidl, non potevo andarci, non avevo punti vendita da voi menzionati, ahimè, in zona Venezia dove vado io, e quindi alla fine ho preso uno di Rimmel all'interno del Tigotà, ho pagato 2 euro, per 2,90 euro al massimo, per non spendere più di tanto. E questo qui invece mi è piaciuto di Sephora, è un solvente unghie da 125 ml con un PAO di, non lo so perché non c'è scritto, alla pesca bianca, con estratto di pesca bianca, e rimuove facilmente gli smalti con estratto di pesca bianca, che addolcisce le unghie e vi dà comunque quella protezione. Sinceramente mi è piaciuto e non vi nego che magari in futuro lo potrei riacquistare, ma non ho voluto prenderlo adesso perché non volevo asseffuarmi. Non l'ho preso adesso perché non volevo sinceramente abituarmici troppo con questo prodotto, avevo voglia di cambiare, avevo utilizzato questo prodotto per parecchi mesi, poi accantonato perché non ho mai più utilizzato smalti per unghie per almeno 5-6 mesi buoni. Adesso che li sto riutilizzando, a parte oggi che sto facendo respirare un po' le unghie, compreso anche ieri, ma sto mettendo la base anche di Fabi per farle crescere, e dovrei limarle, quindi appena le limo un attimino mi faccio la manicure. Questo sicuramente lo riprendo non appena finisco il prodotto di Rimmel. Strabocciato, non lo prendete, io questo l'ho trovato in vendita. Fatemi pensare bene dove. Allora, il marchio può essere acquistabile anche da Caddy, però io questo l'ho comprato... Dove l'ho comprato? Ho un dubbio amletico su dove l'ho recuperato. Da Lila Poil, l'ho recuperato alla cifra di 6,90 euro. Questi calzetti maschera per i piedi della Loa, esfolianti, quelli che li mettete all'inizio sembra non facciano niente, poi con il passare dei giorni si alzano le pellicine. Non mi ha tolto tutto quello che volevo, a parte che il meccanismo si è attivato dopo più di una settimana, e in più non mi si toglieva la pelle come volevo io. Con gli altri che ho utilizzato in passato, soprattutto della NPW e anche di Iroha, praticamente quelli appena faccio così con la pellicina mi toglie via tutto. Invece sono rimasta sui calcagni ancora con la pelle attaccata, che non si è staccata per bene. Non presumo che sia dovuto al fatto che la pelle non era a contatto, perché io quello l'ho lasciato tutta la notte, e no, è proprio perché non si è azionato per bene, ed è ancora peggio della maschera per i piedi dei calzetti della Star Skin, che è rivenduta sia da Sephora, se lo rivende ancora, ma sicuramente lo rivende Douglas, perciò no, non lo prendete, anche se sono 6,90 euro, non prendetelo. E finisco con un mini detergente della Origins, un marchio che per questa linea mi è piaciuto tantissimo, a parte quello Ginseng per il contorno occhi che è nei lì, ma lasciamo perdere. Questo qui invece mi piace molto come linea, la Plant Scriptions,
ed è un anti-aging cleanser, quindi un detergente viso anti-age che io ho utilizzato, era molto un burro, l'ho steso, mi ha dato quella nutrizione alla pelle ma anche mi ha tolto via molto bene la base per il viso. 30 ml di prodotto con 24 mesi di pausa, recuperato con un kit dopo Natale a saldo a tipo 54 euro. C'era un mini siero, un mini contorno occhi che ho finito, c'era questo, c'è la crema per il viso in full size che è a metà, la sto ancora utilizzando con un fattore di protezione anche, quindi è molto adatta per questo periodo, anche se nutriente, mi piace come base viso. E che altro c'era? E il siero per il viso, che quello l'ho adorato, è proprio una linea questa, la Plant Scription, che vi straconsiglio. Non tutte le Sephora rivende Origins, però online sicuramente la trovate nel sito internet di Sephora, ed è una linea che vi consiglio particolarmente perché di tutte e quattro le cose che ho provato, tutte e quattro mi piacciono. E invece l'unico prodotto della linea Ginseng per il contorno occhi, che ho preso a mie spese perché l'ho pagato 29 euro, quindi proprio full size, senza sconti, senza niente, ecco, quello proprio è nei nei, ma faccio molta fatica ad utilizzarlo, è proprio un prodotto che giace nella mia pochette di prodotti della skincare, ma vado sempre anche a prendermi, piuttosto che utilizzare quello, i campioncini. È una cosa che fa molto riflettere, sinceramente. E questi erano i prodotti che mi mancavano e non so perché non ve li avessi. Sto impappinando, non so parlare perché sto cercando di parlare veloce, visto che fuori si sta preparando un temporale. E ho voluto cogliere la palla al balzo per finire definitivamente questo video. Non mi è mai successo però ultimamente di dimenticarmi le cose in giro. Vabbè, amen. Comunque sono riuscita a recuperarmi in tempo per fare almeno il video con lo stesso trucco, se no mi vedevate con due trucchi diversi. Non cambiava niente, però per concezione mia io sono un po' perfettina, quindi meglio che sia capitato durante la giornata. Quindi questi sono tutti i prodotti di beauty che ho terminato nel mese di maggio 2018, contentissima di avervi fatti vedere, spero vi possa stimolare l'utilizzo dei prodotti. E che dire, aspetto di sapere la vostra lista, come sempre, come tanti di voi lo fanno, oppure mi mettono il link di riferimento del video, io sono contentissima di andare a vedere perché per me questo è, lo ripeto sempre, il primo video che feci nel lontano 2013 per iniziare il canale e il video che andavo sempre a guardare quando ancora non facevo i video nel 2012. Guardavo quelli di Eleonora Manni, di Little Snake 90, di 91 Martina Est, di tutte persone che ancora adesso fanno video, con le quali ancora ho contatti, commento, vedo che fanno video e sono contentissima che di tutta la gente che seguivo tanto tanto tempo fa ancora ho possibilità di avere dei legami o vederle ancora, oltre che dal vivo, anche nei video, per vedere un po' di aggiornamenti, che prodotti utilizzano e confrontarci su un mondo che ci appassiona, perché alla fine a me piace tantissimo questo mondo della skincare, del make-up, anche se non è il mio lavoro, rimarrà comunque sempre una passione. Non credo mai che lo tramuterò in lavoro, perché io comunque ho studiato altro, ho fatto altro nella vita e preferisco portare avanti quello che ho studiato, perché comunque ci ho investito soldi, ci ho investito tempo, per esempio le lingue, quindi essendo laureata in lingue io preferisco prestare attenzione e dare attenzione a questo ramo che mi ha portato a studiare diverse lingue e a dedicarmi a esse, ecco. Con questo non smetterò mai di fare video comunque, o se smetterò ve lo dirò chiaramente, ma per ora non c'è nessun problema, io sarò qui a farvi video, vi aspetto nei commenti, un bacione e basta, per oggi penso basta, perché sono già 3 video che faccio, non so se magari mi cambio il rossetto e me ne faccio un altro, non lo so, adesso vedo, perché vorrei farvi il video sui rossetti del mese, vediamo. Comunque nei commenti ci vediamo, supporto con un like se vi fa piacere, non ve lo sto qua a ripetere sempre, ma fate voi quello che volete, alla prossima!